Ok, allora adesso devo uscire. Intanto noi ti ringraziamo per essere con noi oggi. Volevo... Beh, Sì. grazie. Allora, volevamo innanzitutto chiederti un po' come sei arrivata alla tua carriera di adesso, quindi gli studi che hai fatto e sì, insomma, come sei arrivata a come sei adesso. Io ho finito la scuola molto molto giovane, avevo 17 anni e volevo fare restauro. Infatti l'unica inesattezza della presentazione è che io non sono restauratrice. Poi nel restauro ci sono finita dentro più che altro per esperienza, perché avendo lavorato tantissimi anni mi è successo di fare delle cose di restauro. Però io nasco proprio decoratrice. Quindi io quando ho finito la scuola ho deciso ho chiesto di poter fare restauro, mio padre mi ha chiesto cosa vuoi fare e lui mi ha detto restauro, lui mi ha detto benissimo, da domani ti iscrivi a economia. Quindi io ho fatto economia e commercio fino a un certo punto, poi mi sono bloccata e ho preso quello che adesso sarebbe un anno sabbatico, ho fatto 6 mesi di Erasmus, non lo so. All'epoca non esisteva niente del genere, quindi sono partita, sono andata in Belgio a fare un corso di decorazione proprio. E lì mi sono innamorata, cioè proprio sono entrata dentro, non so se vi è mai successo, ma la prima sono entrata dentro e dopo un'ora ho pensato io voglio fare, cioè voglio, io voglio, sono proprio esattamente nel posto dove voglio essere e voglio fare esattamente questo nella vita. Quindi poi ho abbandonato l'economia e ho fatto questo corso di decorazione. Poi sono tornata, poi ho vissuto un po' all'estero, un po' in Belgio, un po' in Inghilterra, poi sono tornata a Roma e altra svolta è stata che sono finita in un cantiere con un pittore francese che aveva bisogno di un assistente. Lui era proprio un pittore, non era un decoratore. E quindi l'ho aiutato per un anno e da lui ho imparato tantissimo. E poi si impara in tutti i cantieri, cioè ogni cantiere c'è sempre un intoppo e ogni intoppo che superi impari qualcosa, quindi diciamo che continua ad imparare. Quindi è stato un percorso un po' a zigzag, non ho studiato per diventare quello. Poi mi hanno chiamato per fare il programma televisivo perché ero decoratrice. Non so, è stato tutto una mappa di angoli, di angoli. Ho girato, ho fatto questo, poi okay, ho cambiato, ho girato nell'altro senso. Però ti ha portato a Finita la fare televisione. quello che ami. Ok. Sì, sono stata molto fortunata. Fortunata. Che bello. Sì, Sì, secondo me sì, sì. avere una cosa che ti piace, voi siete fortunati. Chi è che di voi che fa scenografia, che non me lo ricordo? Io e Io e Andrea. Andrea. Non sapete quanto vi invidio, è il mio sogno di teatro, proprio bellissimo. E secondo me fare un lavoro che vi piace, io quello che dico sempre ai miei figli, fate qualcosa che vi piace. Perché poi alla fine uno lavora tante ore al giorno. È tanta parte della vostra vita, quindi se fate in più qualcosa, io ogni tanto dico, Madonna, fare questo, io sono così felice, mi pagano, incredibile. È il massimo. E così, quindi è stato un po' di casualità, un po' di occasioni, cioè un'altra cosa che dico sempre è che bisogna anche lanciarsi nelle cose, nel senso che io non avevo mai fatto televisione in vita mia. E devo dire che lì avevo detto di sì, un po' per fare, perché allora avevano chiamato a casa, aveva risposto a mio marito, e la sai, sei preparata. E aveva detto che io non l'avrei mai fatto, ed è vero, perché io all'epoca, adesso non più, ma all'epoca pensavo di essere molto, molto, molto timida. Quindi figurati, in televisione mai. Però lui Era ha l'ultima detto. cosa che ti aspettavi di fare. Proprio, ma non l'avrei fatta, cioè se avessero beccato me al telefono io avrei detto di no, avrei detto che non è il mio lavoro, avrei detto che non è una cosa che mi interessa. E invece proprio, mi sono così arrabbiata che lui aveva risposto al posto mio, che sono andato, ho fatto il primo provino, ho fatto il secondo provino, poi mi hanno preso, a quel punto panico, perché pensavo di stare davanti a uno zampino che ti guarda con tutte le persone dietro e non l'hai mai fatto in vita tua, non è proprio evidentissimo. Infatti ho passato non so, le prime settimane ero disperata, disperata, pensavo, ma che stupida mi sono infilata in una cosa così per orgoglio, poi, no? Gli inglesi dicono to spite him, e invece
invece poi è andato. Ti ha aiutato anche ad aprirti a livello umano, cioè. Tantissimo. Ho scoperto di non essere timida, guarda che è una cosa pazzesca, eh. Adesso a settembre passato, non so se sapete cos'è il TED. Sapete cosa sono i TED? Sono delle conferenze, un'associazione americana che nasce con il sottotitolo di idee che vale la pena di condividere, e sono bellissimi, quelli americani sono proprio bellissimi, però li fanno anche in Italia, e sono andata al TED e avevo una paura, perché ero su un palco, ero da sola, poi per me è diverso, perché quando sono Barbara di Paint Your Life, tra virgolette, sono un po' come Ronald McDonald, cioè comunque è un personaggio, non sono proprio io che mi racconto. Mentre invece lì ero proprio io, morta di paura, con tutto quello che ho fatto finora, e poi sono andata tranquilla. Quindi sì, è molto anche, sono cresciuta anche, non una breccia, però anche da vecchi si può... oltre le passioni per l'arte, hai anche la passione dei viaggi. Adesso infatti mi sogno. Sì, dovrei essere in Sudafrica in questo momento. No. Sì. Ma però, i viaggi, passione che, cioè, è nata anche col lavoro o era, c'era già da prima? Sì, mi è sempre piaciuto tantissimo, sono curiosa, mi piace. Poi il viaggio in tutto, cioè non soltanto il monumento, ma anche il mangiare, anche le abitudini, i colori, i sapori, gli odori, cioè tutto. L'artigianato ovviamente, ogni volta rimango lì così, però ogni viaggio imparo qualcosa. Quindi sì, cioè alla fine è tutto che si interseca. D'altronde voi da dove le prendete le ispirazioni? Andando in giro, guardando, confrontandovi, no? Sì. Quindi così è un fare continuamente. E volevamo anche chiederti la tua routine prima, durante e dopo la quarantena, se ci saranno dei cambiamenti o così. Routine. Ma che brutta parola è. No, non è una routine, perché sono fortunata e... No, non ce l'ho. Dipende cosa faccio, dipende dai progetti. Nel cantiere ho degli orari e dei tempi e delle abitudini in un modo, se invece sto preparando dei tutorial altro, non ce l'ho mai avuta, penso, la routine. Non sono molto brava in quello, cioè vado un po' quello che devo fare al momento. Magari può essere un routine che dura poco, che dura 10 giorni, ma non c'è. L'unico mio punto fisso è Bieco, il cane. Quello. La mia routine è alzarmi e uscire col cane, quello. Poi il resto cambia ogni giorno. Per fortuna, perché per come sono fatta io, va bene così. È bello, no? È una cosa che invidio, anche a me piacerebbe vivere. Beh, ci arriverai. Tra un po' di tempo. No, ti ho vista avvilita. No, una domanda che voglio fare io, che cioè non c'entra con quello che abbiamo chiesto finora, ma allora, cioè, io ho iniziato a vederti, penso, su YouTube con un video di Natale, mi sembra, e gli alberi di Natale, quando è che inizi a farli? Sai che questo per me è il... Ti racconto due cose. Allora, io gli alberi di Natale, ovviamente, perché un video sia pronto, montato e pronto per essere fatto a novembre, io lo devo girare prima settembre, fine agosto. Inizio a ricercare il materiale, sembro pazza, il materiale di Natale, le cose che mi servono. Poi ci sono delle cose che magari sono delle cose di riciclo, di recupero, che io trovo e non è un problema. Però per fare poi la scena finale, vuoi non metterci qualche pallina, vuoi non metterci... Beh, adesso ne ho un po' a casa, le tengo ovviamente da notte, ma un inferno. L'albero, infatti quest'anno, se ci fai caso, l'albero non c'è. C'è un albero piccolo così, perché ho cercato dappertutto, ma non sono riuscita a trovarlo. Quindi non c'è. E poi un'altra cosa, che a un certo punto a settembre, io non so che cosa stavo facendo, e ho detto a mia figlia Margherita, che ha
vicino alla vostra età, e gli ho detto: Margherita, se vuoi invitare qualcuno, perché tanto io esco. E lei mi ha detto: mamma, era settembre, ti sei accorta che abbiamo un albero di Natale gigantesco in casa, tutta la casa addobbata? Io mi vergogno. Vabbè, lo... settembre è casa nostra, è magico Natale, di solito, inizio settembre, caldo fotonico. Però... bravo, bravo, bella domanda, non ci pensa mai nessuno, è il mio cruccio. Allora, qua ti chiedono: se dovessi descriverti con tre parole, quali sarebbero? Quali sarebbero? Beh, sicuramente paziente, perché sennò non potrei fare questo lavoro, e sicuramente lo siete anche voi, perché sennò non lo potreste fare. No, penso di essere allegra. E la terza, lo so, sono... troppo pignola, troppo che voglio parlare, non lo so. Se vuoi migliorarti sempre? Beh, quello sì, comunque, ma quello fa parte del percorso di apprendimento che ti dicevo prima, nel senso che ogni volta che io ho un cantiere nuovo, un progetto nuovo, ho sempre un problema, sempre, tutte le volte, e ogni volta che poi lo risolvo, quello è comunque un miglioramento. No, piuttosto una forse più negativa, cioè più che devo, per stare tranquilla devo avere tutto sotto controllo, che secondo me non è proprio una cosa fantastica, però sono fatta così. Ok. Poi un'altra domanda è: c'è qualcosa che hai scoperto o riscoperto grazie a questa quarantena? Ma a proposito della routine di prima, in realtà la mia vita non è cambiata così tanto a causa della quarantena, perché io lavoro tanto a casa comunque, no? Faccio le prove, faccio dei progetti, faccio dei bozzetti, preparo... Quindi... No, forse la felicità di avere mia figlia a casa, che ormai non vive fuori. Quello penso sia la felicità di tutti i genitori. Sì, esatto. Non lo possono tanto dire, proprio a me me ne è tornato uno solo, l'altro no. Però sì, penso di sì, quello. Però se no la mia vita non è cambiata tantissimo. Quindi un artista riesce benissimo a vivere anche in casa in questo periodo? Ma io adoro stare a casa, io... Io ho tantissimo materiale, tantissimo qua dentro, sia perché o perché a volte trovo delle cose che penso, ma che cosa strana, magari un giorno ci faccio qualcosa, sia perché magari ho fatto dei progetti e mi sono rimaste, sono delle cose avanzate. Quindi devi immaginare, io di su ho un sottotetto che è un inferno praticamente. Quindi adesso è una buona occasione per andare a ritirare fuori materiali, pensare cosa farci. È un periodo, alla fine è un periodo creativo. Ok, poi un'altra domanda è: qual è stato il progetto più impegnativo che ti ricordi? Il prossimo, per quelli vecchi li ho tutti risolti i problemi, invece di solito quando ti arriva il prossimo appunto c'è sempre il problema. Quindi ormai quando quelli passati ormai sono archiviati, sono risolti, sono fatti. Prossimo. Disegnare molto quando fai i progetti per risolvere tutti i problemi. Disegnare? No, ti devi ingegnare. Impegnare, beh sì. Cioè, pensa se sei in un cantiere e hai una cosa che ti blocca, che può essere qualsiasi cosa. Cioè l'ultimo intoppo grosso che mi è successo era l'estate scorsa. Ma ti parlo proprio di intoppo grosso grosso, era l'estate scorsa e la parete era stata preparata male, cioè il fondo non era buono, quindi io ho fatto il lavoro e il fondo ha assorbito il colore, quindi si è tutto macchiato, e io lì per lì non ho pensato subito al fondo, cioè mi sono resa conto che era successo qualcosa, ma non ho pensato subito al fondo, quindi ho tolto tutto e ho ricominciato tutto da capo. E mi è risuccessa la stessa cosa, a quel punto non sapevo più cosa fare, poi dopo ho pensato, ma forse non è proprio colpa mia, è il fondo, però quando ti succede una cosa così è brutto, anche perché di solito sei a casa di qualcuno che ti guarda perplesso. Mm-hmm. È uno spreco di tempo e di materiale.
di tempo, di materiale, ma anche di bruttissima figura, perché comunque appunto sei a casa di qualcuno che pensa, ma questa va da dove salta fuori, cioè, non sa cosa fa. Un'altra volta dovevo fare del finto marmo e quel finto, finto legno, e quel finto legno in particolare ha un fondo arancione fluo, ma è normale che sia così, la sua partenza è proprio un arancione molto, molto vivace. E quindi ho passato la base e la sera me ne sono andata e più tardi la signora mi ha chiamato dicendo, guardi, si era presa un tale colpo che mi ha chiamata dicendo, guardi, non importa, cioè abbiamo cambiato idea e abbiamo deciso di non fare il lavoro. Ho detto, guardi che io mi rendo conto che lei si è preoccupata, ma è normale. Infatti poi dopo l'abbiamo finito, è andato benissimo, però... Pensava che si fosse sbagliata. Sì. Okay, invece una domanda che ti faccio io è se ci sono degli artisti da cui prendi ispirazione o che ti piacciono particolarmente. Cavolo, sì. Cioè, sì. Perché io intanto adoro... Ma, che domanda, madonna, perché... Allora, intanto adoro l'arte fiamminga del 5-600, le nature morte, perché per me sono una cosa di una maestria pazzesca. Poi ho avuto un periodo, vado molto nei materiali, poi ho avuto un periodo che adoravo gli impressionisti, che adesso invece in realtà mi piacciono un bel po' di meno. Sì, no, direi che mi intriga tanto la pittura fiamminga del 5-600, specialmente le nature morte. Ok, poi vediamo che sono dei veri tablet, se le avete presente, cioè, andatevi a guardare le luci che fanno sui materiali, sono una cosa pazzesca. È vero, sono spettacolari. Allora, qua chiedono qual è la tua opera d'arte preferita. No, non credo di averla, mi incanto ogni volta davanti alle cose più diverse, cioè la... Non lo so, adesso la prima volta che sono andata a Londra mi sono andata a rivedere cosa ho visto. Non lo so, io sono, proprio per il fatto di essere curiosa... Un attimo perché è finito il video in diretta e devo farne ripartire un altro. Intanto penso, domanda. La mia opera d'arte preferita? Intanto sicuramente un quadro e non una scultura, perché un quadro, la pittura, ovviamente conoscendola, poi mi dici quando riparto, intanto penso. È ripartito. Okay. Sì, ok. Allora, intanto sicuramente sono quadri perché mi rendo conto della difficoltà, cioè mentre di fronte a una statua, per esempio, mi sembra una cosa bellissima, ma non capisco come, cioè non la sviscero, diciamo, non capisco quale può essere il procedimento, in un quadro sì, quindi mi rendo più conto della bravura oppure dell'emozione che ci mette un pittore. Il mio quadro, non credo di avere un quadro preferito, credo di avere degli artisti che mi piacciono tantissimo, ma un quadro proprio preferito non ce l'ho forse, non lo so, Goya, non so. Goya, tutti Goya negro, non lo so, tutti quelli scuri, quelli mi piacciono tanti, però appunto non ce l'ho, no, mi piace tanto di tanto. Una domanda troppo limitativa. Una domanda che invece ti faccio io, avevo visto questa intervista, mi sembra TV 2000, dove avevi parlato dell'opera più stravagante che avevi fatto, che se non mi sbaglio era una casa in Arabia Saudita. È rimasta quella o è rimasta quella la più stravagante o ne è stata un'altra? No, stravagante, direi che, ma più che altro quella era, non mi ricordo se, perché ho fatto una barca per loro sempre. In realtà adesso dovrei essere tornata, se non ci fosse stato questo virus sarei andata a fare un altro lavoro in Arabia Saudita, cosa che mi piaceva un sacco, anche perché il progetto era bellissimo. No, era una barca con rubinetti d'oro, non credo che sia possa essere battuta. Ce ne vuole per batterla. Mi sa di sì.
Un'altra domanda che avevano fatto è un progetto che hai in corso adesso, se hai un progetto. Adesso dovrei essere in 1000 posti in realtà, perché poi mi sono saltati a raffica tutte queste cose, tra cui il Sudafrica, e quindi sarei dovuta partire e andare in Costiera Amalfitana. Io da tantissimi anni mi occupo di un albergo che è a Positano, è un bellissimo albergo, avevano un mobile che è tutto da, non proprio da restauro, però ho dato in mano a un restauratore che secondo me non era proprio un restauratore, che gliel'aveva abbastanza rovinato, e quindi dovevo andare a fare questo. Adesso penso che sarà la prima cosa che farò appena finisce il lockdown, quindi un albergo a Positano. Ok. Però non è un progetto nuovo, perché lo faccio da, appunto, saranno 15 anni che vado ogni anno. Mm-hmm. E in Sudafrica invece dove saresti dovuto andare? Ho dovuto fare un... quello era... però non è... quello era... non vale. Quindi sarei dovuto andare... Avrei fatto da Cape Town tutta la costa sotto in macchina, bellissimo. Niente, tutto cancellato. È saltato purtroppo. Sì. Un'altra domanda è una citazione che ricorderai per sempre. Una citazione? Pure, io non mi ricordo neanche cosa ho fatto il giorno prima. Questa la salto, chiedo aiuto da casa. Ok. Un'altra è: quanto tempo passa all'esercizio di disegno, ok? Non passo, nel senso che ormai, cioè, non è che io mi esercito a disegnare, cioè io lo faccio di lavoro, quindi lo faccio tanto, lo faccio tutti i giorni più o meno. Poi dipende, ci sono dei periodi in cui magari faccio delle cose più pratiche, o dipende in realtà qual è, cosa sto per fare, nel senso che qualcosa legato al blog o al canale YouTube, allora magari sono cose più pratiche, se invece decorazioni ovviamente tanto, tanto, sia perché poi dipingo sulla parete che perché devo fare dei bozzetti, devo fare delle proposte per il cliente, quando cerco delle idee, tanto, tanto felicemente, molto contenta. Ma invece i progetti che facevi per Paint Your Life erano tue idee o... c'era una redazione che comunque sceglieva o dava suggerimenti? No, c'era una redazione, c'era un autore, era proprio un programma televisivo. Io avevo un po' di voce in capitolo, non troppa voce in capitolo. Infatti per quello sono così tanto più contenta di fare come fare con Barbara, perché adesso posso decidere io, perché lì ho fatto anche tante cose che non mi piacevano. Cioè tutte le prese in giro che ci sono sul web in realtà... mi trovano abbastanza d'accordo. Sì, adesso hai tutto nelle tue mani, diciamo. Sì. Okay. Nel bene e nel male, magari è bello, però non lo so, io sono più contenta. Ti senti più libera? Poi, un'altra persona chiede invece se la tua famiglia ti ha sempre sostenuta. La mia famiglia... allora, io ho perso mio padre molto piccola ed era mio padre che avrebbe voluto che io facessi economia. Quindi probabilmente se lui non fosse morto, io avrei continuato a fare economia, avrei finito economia, avrei lavorato in ambito economico e la mia vita sarebbe stata completamente diversa. Poi lui è morto e io ero a metà dell'università. E a quel punto era un po' come se avessi perso non la forza, però il, diciamo, non era proprio una cosa, non era proprio la mia passione, io volevo fare altro, ve l'ho detto, volevo fare restauro, quindi quando poi lui non c'è più stato ho continuato per un po' a fare economia finché non mi sono bloccata su un esame che ho dato penso 100 volte, c'era questo professore che mi diceva: signorina, io lo so che lei lo sa, la prego, mi dica qualsiasi cosa. E io facevo sempre scena muta, ma l'avrò dato, sembrava il giorno della marmotta, l'avrò dato 100 volte. E quindi a quel punto mia madre mi ha detto: fai qualcos'altro per 6 mesi, poi torni e finisci. Quindi sì, la risposta è sì, nel senso che se lei non mi avesse detto così, io magari starei ancora lì cercando di fare quell'unico esame che
che non riuscivo a passare. Quindi sì, la mia famiglia mi ha sostenuto. Poi penso che per un genitore, se ti vede felice, beh, cosa può volere di più? No? Esatto. Ti sostengono sempre quando ti vedono felice. Sì, cioè se fai una cosa che ti piace e ti vedono veramente felice, che poi ti applichi e che... Non lo so, io penso che sì. Comunque sì, mia madre mi ha sostenuto, sì. Ok. Andrea, ci sono altre domande? Non ne vedo. No, c'è solo Milano che dice che guardavo sempre su Real Time e poi ancora una domanda per ora. Vediamo se qualcuno fa altre domande. E quanti ci sono lì fuori nascosti? E adesso sono 9, però prima erano 17, perché è finita la... Ok. Invece mia mamma, che ti guardava sempre, chiede qual è la tua tecnica preferita? La mia tecnica preferita di decorazione? Sì. Beh, io di solito quando sono due vite proprio separate, cioè la decoratrice e quello che voi vedete sul blog o sul canale YouTube sono proprio due cose diverse, nel senso che io in televisione o comunque su internet certe cose non le posso fare, quello che è disegno a mano libera, cioè impossibile, lì o sai disegnare o non sai disegnare, non è che mi posso dire mettetevi a fare un albero, quindi io di solito nella vita reale, diciamo tra virgolette, vado così a mano libera, mentre invece in televisione per esempio devo usare uno stencil, non lo so, forse la cosa che mi diverte di più alla fine sono... Perché non so rispondere, perché io mi innamoro dei materiali, cioè tu mi dai un materiale e dico ma che figata questo, adesso lo uso per, poi mi faccio venire un'idea, quindi la cosa che mi diverte di più sono i materiali, che può essere qualsiasi cosa, cioè dalla retina di ferro al pizzo, a un vecchio cucchiaio, qualsiasi cosa, mi diverte, ecco, la cosa che mi diverte di più è trasformare, cioè cambiare destinazione d'uso, quello mi dà una soddisfazione enorme. Ok, sì, molto interessante. Quindi non è una tecnica di decorazione. Beh, la colla a caldo diciamo che è stata la tua prima compagna, cioè di viaggio. Ma via, la colla a caldo io non la conoscevo, non sai, è stato pazzesco. Poi l'ho usata tantissimo, mi sono resa conto che invece in realtà non va bene per tutto. Io l'avrei usata anche, non so, per incollare la dentiera se ce l'avessi avuta. Ma no, non funziona, si stacca dalla plastica, non regge, cioè, poi l'ho dovuta molto ridimensionare, ma mi sembrava una cosa pazzesca, questa cosa pistola con la colla che si scioglieva, ho anche delle cicatrici tremende, è stato un grande amore la colla, un po' passato, l'ho ridimensionata. Un'altra domanda è, qual è la cosa che ti fa più arrabbiare? Qual è la? La cosa che ti fa più arrabbiare. In generale nella vita sul lavoro. Credo in generale questo sia. Mi arrabbio molto molto raramente, cioè è difficile farmi arrabbiare veramente. Forse la mancanza di rispetto. Forse quello. Forse quella è la cosa che mi fa arrabbiare di più. Sì. Ok. Un'altra domanda, che metodo usi per superare un eventuale blocco artistico? Quello che io chiamo il giorno delle frittelle. Ci sono dei giorni dove uno sarebbe meglio che andasse a fare le frittelle. Niente. L'unica, secondo me, è lasciare stare proprio lì, mollare i pennelli, lasciare tutto e fare altro. Di solito basta una notte, però succede veramente a tutti, penso. Quindi distrarsi con qualcos'altro. Fare altro, perché se insisti proprio non c'è niente. Peggio. È peggio. Non c'è niente da fare. Ok, questo sarà molto utile. Tutti in vacanza. Esatto. Abbiamo prenderemo tutti una notte per pensare. Me l'ha detto lei. Per ora non ci sono altre domande. Tan 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 tan. Adesso vi faccio una. Posso? Sì, sì, sì. Ora posso applicare.
tutti in posa? Aspetta che... Smile. Poi posso metterla sul coso? Sì. Sì. Li faccio anche all'insù. Bellissimo. Ok, chiedo se hai mai visitato Piacenza. Chiede? Se hai mai visitato Piacenza. Sì, ho anche mangiato i pizzarei. Davvero? Oh. Buonissimi. Buonissimi, sì sì, un sacco di anni fa, però sì, non solo, mi sono anche schiantata con la macchina, l'unico incidente grosso grosso della mia vita l'ho avuto a Piacenza. No, ma a Piacenza, cioè, bisogna dire che... Ero in autostrada, era all'altezza di Piacenza. Ci sono molti incidenti a Piacenza, anche capottamenti. Davvero? Cioè, anche in questi giorni sì, 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 si sono capottati un po' di gente, cioè, anche se non c'è nessuno per strada, però... Niente, tutti in giro. No, cioè, sì, in città, almeno io abito in centro, c'è molto, cioè, la gente che passa non ha quasi mai sulle mascherine, quindi... Vabbè, però non so da voi, qua non sono obbligatorie. Invece Roma adesso, io non lo so, però mia madre vive in centro e mi manda delle foto di Roma vuota, deve essere una cosa di una bellezza come non la vedrò mai. Deve essere bellissima, non c'è nessuno adesso in giro, stupenda, è diventata una città normale. Bellissima. Poi com'è bellissima, quindi adesso ma sarà adesso... veramente... No, deve essere una cosa... Adorerei andare. Fare le foto senza le persone in mezzo. Esatto. No, ma lei me le manda, mi manda delle foto bellissime. Invece tu, dato che hai viaggiato molto, chiedono qual è la tua città preferita. Londra. Io sono pazza di Londra. Io andrei a vivere a Londra domani. Invece a me non era piaciuta tantissimo. No, io adoro, proprio da sempre. Ma io sono innamorata dell'Inghilterra. Io quando vivevo lì non volevo più tornare in Italia. Volevo rimanere... Il clima tra Roma e Londra cambia un po'. Ma io sono nordica. Io sono nordica, a me l'idea di andare al parco con l'erba tutta gelata, con quella pioggerella, poi torni, ti mangi, ti bevi la tè. No, io sono nordica, io sono un errore geografico, secondo me io ero in Italia e poi è successo qualcosa e mi sono svegliata in Italia. Mi sarà anche questo l'amore per il Natale allora? Una... Beh sai, la parte materna della mia famiglia è tutta Austria, tutta Nord Europa, quindi cioè, quello che io faccio molto spesso nei video, cioè, non so se l'hai visto, ma insomma il mio albero di Natale quando ero piccola aveva le candeline, sì. Nonna metteva tutte le candeline vere, cioè quella è tutta tutte cose vere, mio nonno portava da Salisburgo i dolcetti da attaccare all'albero, cioè, per me il Natale era quello, io non avevo Babbo Natale, avevo Gesù Bambino. Che portava i regali. Aiuto, è successa una cosa orribile. Tac. Ecco. Siete riapparti. Un'altra domanda è se ti è mai capitato di pensare di voler mollare tutto. Uff. Sai quante volte ho pensato questi dovrebbero chiamare una brava decoratrice? Tutto cosa? E tutto la parte l'avatar o la parte decorazione? Non so, non hanno specificato. Quindi. Allora, la parte decorazione? Mai. Mai. E la parte, diciamo, televisiva così? Sì, forse sì. Sì, anzi sì, perché me lo ricordo. Non lo so, è un lavoro molto molto diverso. Io mi sono divertita come una pazza. Cioè, diciamo che sono stati 10 anni molto 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 divertenti, però... È un lavoro diverso, è un lavoro poco manuale, a me alla fine piace, anche per questo a me piace così tanto il blog, perché lì facevo meno, qua faccio tutto, cioè io proprio mi diverto a fare le cose, mi diverto a vedere come funzionano, mi diverto a costruire, a provare, anche a sbagliare e poi a ricominciare, cioè a me proprio diverte, quindi no. La televisione sì, ma perché era televisione, la decorazione no, e adesso il blog è felicissima. Ok, che bello. Un'altra è, quali sono le difficoltà che incontri più spesso?
Beh, sono cambiate negli anni. Quando io ho iniziato a lavorare, c'erano pochissime donne che lavoravano in cantiere, quindi all'inizio era farmi prendere sul serio, perché ero io in mezzo a tutti uomini, operai uomini. E adesso, boh, adesso non lo so, adesso ho tanto, insomma, abbastanza esperienza, sono tanti anni che faccio questo lavoro, quindi non lo so, magari appunto, può essere un fondo passato male, però insomma sono cose che ormai no, poi lo vedrete crescendo, si cambia perché poi si impara, poi ci si rende conto che le cose si riescono comunque a risolvere, quindi uno si preoccupa sempre di meno. Io mi ricordo la prima volta che sono dovuta, che la prima, il primo lavoro che ho fatto, finita la scuola di decorazione, mi sono trovata davanti al muro, perché una cosa è dipingere su un pannello, che anche se è grande, non so, 2 metri per 1, una cosa è trovarsi davanti a un muro vero, che comunque è il muro di qualcuno, quindi proprio il panico nero. Adesso non. Intanto parto dal principio che tutto si recupera, tutto si può aggiustare, quindi adesso non ho. Cioè, quando mi succede qualcosa penso lo risolverò, in qualche modo si risolve. Sì, diciamo che tutta l'esperienza ti aiuta in questa cosa. Tanto, sì, tanto. E invece prima hai detto che la cosa che ti diverte di più è trasformare la funzione di un oggetto. Qual è un oggetto a cui proprio hai stravolto, che ti ricordi in particolare? Vabbè, penso a Life, il cestello della lavatrice che diventava lampada, forse quello, oppure il tirafumo, no, il tirafumo che diventava lampada, l'altro diventava, insomma, comunque erano due oggetti veramente strani, uno era un tirafumo e l'altro era il cestello della lavatrice. Buffo, era buffo, era divertente. Giusto, bello. Poi chiedono cosa ti ha colpito di Londra. Ma non è, vabbè, vabbè, a me proprio piacciono gli inglesi, io non ci posso fare niente perché non è vero che, cioè, secondo me ovviamente, non è vero che sono freddi, sono delle persone che magari sono più difficili da avvicinare, ma una volta che sono proprio amici veri per sempre, sono molto molto carini, molto. Io adoro la cultura di Londra. Adoro i loro musei, c'hanno delle cose pazzesche, adoro i loro teatri, adoro. L'ultima volta che sono andata a vedere un musical, ma cioè, qua, non lo so, io non ho mai visto un musical in Italia così, fatto così, dove tutti sanno cantare, ballare, recitare. Io ne ho visti qua a Roma e non ci vado più, ecco, mettiamola così. Sono, non so, la vita culturale la trovo pazzesca, hanno proprio un approccio diverso da noi. Una domanda dopo, infatti diceva, avendo viaggiato molto, qual è il tipo di arte popolare tradizione che ti ha colpito di più? Quindi immagino quella. Sai che forse ma io è di nuovo perché io sono fatta così, vado a ondate, e forse l'ultima ondata lunga è stata quando sono tornata dal Giappone, perché il Giappone è proprio mia, cioè, è tutto così ordinato, tutto così pulito, tutto così lineare. Il Giappone, adesso ti direi il Giappone, però volevo andare per esempio in Sudafrica a vedere, che so che hanno un artigianato anche di ceste, di cose così. Sì, lì ci sono stato 2 volte in Sudafrica, a Dove? Johannesburg, Durban e Cape Town. Noi volevamo andare a Cape Town e arrivare fino a Port Elizabeth in macchina. Ah, Cape Town pare che sia bellissima. Sì. Un'altra domanda chiede. Avendo avuto molte esperienze nel mondo dell'arte, quale consiglio potrebbe dare ai ragazzi che aspirano a diventare artisti? Non lo so, non lo so, non lo so, no, onestamente, come quando mi chiedono come si fa a diventare decoratori, io ho avuto una storia troppo anomala, diciamo, tra virgolette, e penso che diventare artisti, io per esempio io non mi sento artista, io sono più artigiana, diciamo. Non lo so. Non ho consigli perché è difficile, è una strada difficilissima, è una strada di salita, bellissima e
È difficile. Auguri. Adesso vediamo se qualcun altro fa delle altre domande. Io colgo questo momento di non domande per dire che purtroppo devo andare e ti ringrazio tantissimo, Barbara, per aver partecipato. È grazie stato a un voi. Piacere. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ok. Vediamo se qualcun altro fa delle domande. Tan, 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 tan. Mi faccio un'altra foto. Sono finite tutti nella mia storia. Che mannaggia, non riesco a fare. Mai. Va bene. Ok, allora, non lo so. Io avevo un'altra domanda, però non me la ricordo più, quindi... Va bene, anche noi ci scriviamo, quindi... Va bene, ragazzi, grazie mille. Grazie a te. Grazie per l'invito, grazie di aver pensato a me. E in bocca al lupo per tutto. Qua è ritornata a scuola... Ormai è... Forse... A settembre, pazzesco. Siete contenti o no di tornare così in là? No, no. Io all'inizio magari, poi... Sì, no? Cioè... Esatto, quando era solo una settimana dici vabbè dai, una settimana di pausa va bene, quando poi si è prolungato è diventato un po'... Tanto, eh? Tanto. Poi non vi potete neanche vedere tra voi, niente? No, esatto. È lunga, è lunga. Vabbè. Anche perché poi noi siamo la città più colpita, quindi saremo gli ultimi a ripartire. Pazzesco. Per quello che è successo è incredibile. È veramente pazzesco. Non nessuno se lo poteva aspettare. No, penso di no. Penso proprio di no. È stata una cosa terribile. Va bene, ragazzi. Grazie. Buona giornata. A voi. Ciao. Buona giornata. Ciao. Ciao.